Buonasera gentili telespettatori, ben trovati a Versante Nord, la trasmissione che realizziamo in collaborazione con UNCEM Toscana, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani della nostra regione. Si sono concluse le primarie in molti comuni della nostra regione, 67 in tutto, dove si è scelto i candidati sindaco del centro-sinistra alle prossime amministrative di maggio 2014. Dunque ci avviamo verso un periodo molto delicato che è quello appunto del voto amministrativo, ma sono tanti i temi che i comuni devono affrontare anche alla luce di quelle che sono state le decisioni del governo, che ha puntato forte sull'edilizia scolastica e poi tante altre decisioni che riguardano in questo caso i cittadini, in particolare chi guadagna fino a 15.000 euro all'anno avrà un vantaggio di 1.000 euro in più ogni anno da poter spendere grazie alla riduzione del cuneo fiscale. È una notizia che è stata praticamente resa nota questa settimana dal Premier Matteo Renzi. Intanto saluto in studio con noi il sindaco del comune di Marradi, in provincia di Firenze, Alto Mugello, Tommaso Salve, Triberti. Buonasera, ben trovato sindaco. Buonasera. Allora, arriviamo da un periodo decisamente particolare perché il maltempo ha flagellato ancora una volta il territorio. Voi avete avuto l'emergenza neve l'anno scorso con moltissime difficoltà. Quest'anno invece l'emergenza si è concentrata soprattutto sulle frane. È successo in buona parte della Toscana. A Volterra ci sono stati dei crolli tragici perché è franata una parte delle mura antica. Però voi avete il cosiddetto territorio aperto, che sono le vostre foreste, i vostri boschi, la vera montagna, perché Marradi, altitudine media di Marradi? Marradi è 300 e rotti metri, però arriviamo fino a circa 1000 metri. 1000 metri, quindi esatto. Questo per dire che lì c'è montagna davvero, non c'è è montagna. Che siamo 150 così. Km quadrati di territorio. Appunto. Per 3000 abitanti. Questi sono i numeri che testimoniano anche poi la grandezza del territorio da governare, e avete avuto delle difficoltà per quanto riguarda le frane che hanno flagellato parte del vostro territorio. E quando si verifica una frana, spesso la frana invade le strade, provoca dei disagi anche di collegamento con le frazioni montane, quindi ci sono dei cittadini che magari si possono trovare isolati o addirittura devono percorrere decine e decine di chilometri in più per raggiungere il capoluogo o la loro destinazione abituale, e questo provoca un disagio reale per gli abitanti e poi un disagio reale anche per i sindaci, perché spesso i soldi ci sono in cassa, ma sono bloccati dal patto di stabilità. E allora il governatore Rossi ha detto: non vi preoccupate, dice, fate le somme urgenze anche in deroga al patto di stabilità, poi ci pensa la regione. Però cosa è accaduto sul suo territorio? No, diciamo, il mio territorio rispetto ad altri comuni è andato un po' meglio rispetto a Palazzolo sul Senio, che sono rimasti isolati per una giornata intera perché avevano ostruito tutte le vie di comunicazione. Diciamo, è andata un po' meglio, però ci sono stati degli interventi. Abbiamo aperto la sala di crisi per un giorno e mezzo perché comunque abbiamo avuto una quindicina di frane, piccoli eventi nella provinciale, nelle strade comunali, però si ragiona sempre di problema neve, problema acqua, c'è sempre qualcosa. D'altra parte, se non si investe veramente sulla prevenzione, sulla manutenzione del territorio, si fa veramente fatica. Oggi, a causa di questo, diciamo, sì, sfortunatamente qualche risorsa è venuta fuori e se ne è parlato anche con il presidente Rossi, ha parlato di 50 milioni messi sulla prevenzione. Oggi però si deve ragionare di prevenzione, ma anche di somme urgenze, perché abbiamo ancora delle strade. Intanto la regione, per capire, le ha stanziato 500.000 euro per la frana di Rugginara, giusto, sul esatto, suo territorio. Sì, per la rimozione in senso unico alternato, un evento che ostruiva la strada, diciamo, è uno dei tanti nodi, ma era un nodo fondamentale. Il governatore Rossi è stato, diciamo, attento all'esigenza del territorio. Però lei ha un problema su un'altra frana, dove insomma la provincia dovrebbe stanziare un intervento da 100.000 euro, che, lo ricordiamo, quando si parla di frane, i cittadini ad esempio che ci seguono dalla Val di Sieve conoscono la problematica della strada provinciale di Rosano, che è stata aperta in questi giorni, anche lì un intervento da 500.000 euro, intervento che tra l'altro è durato praticamente dei mesi, ci sono state praticamente più di un mese, ci sono state grandissime difficoltà per realizzare questo intervento. Ecco, lei perché non riesce a trovare questi 100.000 euro dalla provincia? Questa è una bella domanda. Ma su quello, con la provincia, ma anche con i tecnici della provincia, c'è stato un ottimo rapporto. Il progetto c'è, l'hanno fatto, la il progetto è pronto. Questo, sì, che rischia di isolare sostanzialmente una frazione, perché di questo stiamo parlando. Aveva già avuto un intervento di messa in sicurezza, quindi la strada ora è percorribile, ma la frana è lì, aspetta, è lì che sta aspettando con l'orologino in mano. C'è questo
questo progetto di circa 110-120 mila euro e pare non ci siano i fondi, diciamo, i tecnici sono anche con le mani legate, se diciamo, la politica non dà il là, la parte tecnica fa fatica poi dopo a mettere insieme gli dati. La cosa, i dubbi che sono venuti fuori, che abbiamo messo insieme anche ad altri sindaci dell'Alto Mugello, è quando fa male leggere di alcuni interventi importanti, utili ogni territorio alle proprie esigenze, ma costantemente di fondi consistenti, veramente considerevoli in territori diciamo interessati dalle primarie che ci sono già state, quindi adesso speriamo che cambia anche un quindi lei dice insomma, a letto di interventi no, un po' se ora si fa per fare una battuta, sì. Ma a pensare male si fa peccato, però ogni tanto io ragiono del fatto che con 120.000 euro io metto in sicurezza una frazione con dei cittadini che possono andare avanti e indietro per essere collegati a quello che è proprio comune, senza non lo faccio e stanno lì e io ho sempre paura ogni volta che piove che possa venire giù quella strada, poi qualcuno rischia anche di rimanerci appunto, sotto. Esatto, no, c'è anche quello, ecco, e poi il sindaco, siccome è responsabile diciamo di quello che accade sul territorio, va anche magari a risponderne in procura, qualcuno si è perso la vita sotto, c'è questo anche tra le responsabilità che hanno i sindaci rispetto magari a un parlamentare, a un consigliere regionale, certo. Questo è evidente. In questi giorni è uscito anche un report, uno studio economico sul Mugello commissionato dall'Unione dei Comuni. Marradi fa parte dell'Unione dei Comuni del Mugello, giusto? Va bene? Sostiene il progetto. Rivendico il fatto, questo è un passaggio che è stato riconosciuto all'interno dello statuto dell'Unione dei Comuni del Mugello. 2 anni fa da opposizione in Consiglio Comunale lo proponemmo, ci dissero che non era possibile, un riconoscimento sostanziale all'indice di disagio, quindi a un indice concreto che individua l'Alto Mugello come un territorio disagiato rispetto al resto del Mugello, e anche il fatto che siamo territorio di confine. Ecco, questo qui è un passaggio che non è venuto fuori, ma lo rivedo. Cosa è venuto fuori? Allora, innanzitutto, cos'è che va bene nell'area del Mugello-Alto Mugello? Va bene diciamo tutto quello che è il settore dei servizi alla persona, e questo sicuramente diciamo, può essere un aspetto principale per quanto riguarda i comuni, perché comunque ricordiamo le amministrazioni locali erogano dei servizi alla persona. Va bene la situazione del turismo, e questo può essere un altro aspetto positivo, e poi soprattutto i costi della pubblica amministrazione sono bassi, e questo è un altro aspetto principale, diciamo così, che risulta tra i punti di forza del Mugello. A proposito dei costi della pubblica amministrazione bassi, Marradi ha fatto un'operazione in questi mesi, proprio recentemente, con il comune di Palazzuolo sul Serio. Che avete fatto? Stiamo mettendo insieme sostanzialmente tutti i servizi, dall'ufficio tecnico alla ragioneria, ci permetterà di istituire un ufficio tributi sul quale Marradi si è già movimentato un po' la polemica politica, dopo se si parlerà di tasse ne parliamo. Ecco, questa cosa di mettervi insieme vi fa risparmiare? Ci fa risparmiare va strutturata, certo. La seguite e ci fa risparmiare. Ma soprattutto ci fa ottimizzare le risorse, perché con i blocchi delle assunzioni non è che poi dopo diciamo questo va a discapito dei servizi alla persona. No, ma col blocco delle assunzioni, comuni piccoli come Marradi rischia di perdere professionalità, Marradi, Palazzo, mettere insieme queste realtà ti dà la possibilità di dare delle risposte. Poi vanno fatte per bene, perché io ho un risparmio su questo, e però sto rischiando di dover pagare il risparmio perché l'amministrazione precedente ha sciolto una gestione associata sulla Polizia Municipale con Firenzuola, e oggi mi arriva il conto perché non poteva rescindere anticipatamente. Quindi insomma si fa le cose, c'è chi le fa e chi le sbaglia. Perché il capitolato prevedeva che in caso di erano arrivati dei contributi e la regione li ha ripresi indietro. Senta, cosa non va invece? L'occupazione e inflessione, ma questo è un dato diciamo così che fa da denominatore comune con tutta l'Italia, presumo, salvo rare eccezioni. Non so se Marradi, però, essendo un comune piccolo che magari può avere delle sue economie, ha avuto diciamo così dati più diversi sull'occupazione. Diciamo che l'occupazione diretta del territorio non è cambiata tanto, probabilmente. Il dato vero è che ci sono state delle crisi importanti in aziende in territori limitrofi, dalla Romagna, siamo stati protagonisti anche della trattativa di un'azienda
che ha messo in piedi una riduzione di 240 persone, poi ridotta a 90 in questa prima fase, quindi di cui tanti marradesi erano. Però diciamo che la conclusione c'è l'ultimo non è stata dato negativa. Che è interessante, che riguarda diciamo le dichiarazioni dei redditi, quelle superiori a 100.000 euro, beh, non sono, diciamo, sono presenti a Barberino, San Piero, Borgo San Lorenzo, Scarperia e Vicchio, mentre i comuni dove è cresciuto meno il reddito delle persone negli ultimi 5 anni, dunque si parla degli anni anche della crisi, perché sono anni diciamo di pura crisi, tra i comuni dove è cresciuto meno figura proprio Marradi insieme a Firenzuola. Lei si riconosce in questa fotografia di comune povero, comunque, se vogliamo? Diciamo, o comunque comune dove si cresce, dove la ricchezza cresce. Diciamo un comune che è rimasto fermo al palo per tanto troppo tempo, un comune dove si è investito poco, un comune dove c'è stata poca capacità e poca disponibilità a scommettere sul futuro, e questo porta poi a quello lì. E se i lavoratori dipendenti sono quelli che hanno pagato di più lo scotto di quello che è la frenata che sta avendo il nostro paese, e credo che un paese come il nostro, come Marradi, che non ha saputo in questi anni investire sul futuro, stia pagando un po' di più di altri lo scotto. Allora, dunque, intanto saluto Marco Semplici, buonasera, ben trovato. Buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, dunque, ricordiamo che è consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Vecchio, ma possiamo dare ormai la notizia, perché tanto è di pubblico dominio, candidato sindaco per il centrodestra a Fiesole, giusto? Farà questa esperienza della candidatura a sindaco nel comune alle porte di Firenze, un comune importante, che tra l'altro, per quanto riguarda la gestione associata dei servizi, a questa gestione diciamo convaglia, ci sono tenute le primarie a Fiesole, ha vinto Andrea l'astensione. L'astensione. Ha vinto Andrea Cammelli del Partito Democratico, l'astensione perché hanno partecipato molti meno elettori rispetto alle primarie di dicembre, è un dato in controtendenza rispetto alla Toscana in generale, dove invece diciamo la partecipazione è aumentata moltissimo. Quindi lei parte da questo dato, cioè che a votare c'è andata meno gente, quindi sì, qualche chance in più pensa di avercela. Parto dall'aspetto che i fiesolani hanno voglia di cambiare, e il cambiamento non può partire da una continuità. Il partito che negli ultimi 20 anni ha amministrato la città e che l'ha resa grigia e gli ha tolto il sorriso deve assolutamente interrompere questo percorso e dare la possibilità ad un'altra linea politica per rilanciare il paese. Triberti, allora io partirei subito innanzitutto da un primo dato. In attesa di quello che deciderà il governo centrale, perché a questo punto bisogna capire quali saranno le reali decisioni sulla IUC, IMU e quant'altro, però il punto vero è, diciamo così, fino a che non si mette ordine anche diciamo a tutta la complessa materia dei tributi locali, no? Lei, diciamo così, qual è la sua richiesta da sindaco per mettere ordine su questa materia che, diciamo così, ricordiamo, non prevede soltanto il pagamento della IMU, no? Ma prevede anche il pagamento della TARES, quindi la raccolta dei rifiuti, la IUC, i servizi indivisibili, poi c'è l'addizionale IRPEF, c'è la COSAP, che è il canone per l'occupazione del suolo pubblico, ci sono le tariffe dei servizi a domanda. Ecco, mettere ordine in tutta questa serie, diciamo così, di tasse e tributi locali, da dove bisogna partire? Io è quello che ripeto, l'ho ripetuto anche qui altre volte. Credo che i comuni abbiano bisogno di un dato netto, che è la chiarezza. C'è bisogno di chiarezza, dopodiché si può ragionare di come gestirla, se andare a toccare di più le famiglie, più le imprese. Dopo, chiarezza, rapidità nella chiarezza, cosa che fino ad oggi non c'è stata. La TARES è stata uno stillicidio in termini economici, in termini anche di impegno da parte di uffici che stavano dietro il cambiamento ogni quarto d'ora di come veniva gestita, facendola ricaricare, poi qualcuno non l'ha pagata, qualcuno non c'è passato, è stato il caos. Ecco, credo che questo governo debba, e io sono fiducioso, da sempre tifoso, quindi sono fiducioso che il governo Renzi riesca a fare questo passaggio. Credo che ci sia la necessità di chiarezza, bisogna partire da lì, regole chiare, nette. Ma lei sull'ufficio dei tributi perché c'è polemica? Ma c'è polemica perché abbiamo, grazie a questa gestione associata, siamo riusciti a istituire un ufficio tributi. L'ufficio tributi è stato subito bollato come si faranno pagare le più tasse. No, l'ufficio tributi
vuol dire che a Marradi non è stata fatta il recupero dell'evasione fiscale negli ultimi anni. Io le do un dato, sì. Marradi e Palazzolo, Marradi è 3.300 abitanti, Palazzolo sono 1.000 cioè, abitanti. Non è stata recuperata nemmeno l'evasione sulle tasse comunali? Non so, io parlo di tasse comunali, non, appunto, è che certo, logico, non è che ragiona di IRPEF o di... Si ragionava nelle amministrazioni precedenti alla mia, diciamo a quella di centrodestra, si ragionava, si stava sull'ordine dei 40, 30, 60, 70 mila euro di recupero e evasione, di questo si ragionava. Dopodiché si parlava di 600 euro, 700 euro, erano ravvedimenti, cioè io arrivo tardi a pagare e mi ravvedo, ma questo non è recupero evasione fiscale. Abbiamo detto una cosa, non ci piace il furbetto del quartierino, le tasse sono troppo alte, sono alte per le imprese, sono alte per il commercio, sono alte per le famiglie, sono alte per le persone, allora ogni euro, l'istituzione dell'ufficio tributi ha un senso, ogni euro che recupereremo di qui in avanti sul recupero dell'evasione fiscale, cioè chi ha fatto il furbo, lo metteremo ad abbassare le tasse, ogni euro che si recupera è un euro che abbassa le tasse. Quindi questa è la filosofia del comune di Marradi per quanto riguarda i tributi e l'istituzione, l'ufficio tributi, che non è, diciamo così, non rappresenta una stangata per i cittadini. Non solo in quello abbasseremo le tasse, non basterà questo, stiamo mettendo a punto altri soprattutto per il commercio. Però, insomma, semplici sul tema dei tributi, perché credo che su questo può fare la campagna elettorale. Sull'aspetto fiscale sicuramente l'attuale amministrazione di Fiesole ha semplificato anche il ragionamento, cioè mettendo al massimo tutte le aliquote possibili, sia sulla prima casa che sulle seconde, e quindi è evidente che si chiami IMU, che si chiami TASI o qualsiasi altro modo, sicuramente il fesolano, se resta lo status quo, dovrà pagare il massimo possibile previsto dalla legge. Noi dobbiamo lavorare su un altro aspetto, la nostra promessa deve partire dallo spendere meno possibile, da avere un'amministrazione locale in grado di massimizzare le risorse, partendo dal fatto che non è più accettabile che uffici comunali stiano in sedi affittate, quando abbiamo locali per poter evitare di pagare affitti inutili. È inutile pensare di avere un'estate fesolana che non porta alcun personaggio noto e che costi all'amministrazione e che vada in perdita tutti gli anni. È necessario invece valorizzare il patrimonio che ha Fiesole, ha famiglie importanti, ha brand noti in tutto il mondo che sicuramente con coinvolgimento diretto potrebbero valorizzare l'estate a costo zero e permettere questo risparmio da poter farlo incidere soprattutto sulle prime case, ma anche una riduzione netta della cosa, perché oggi i commercianti hanno bisogno di un aiuto concreto. Altro dato importante è questo, è i canoni di occupazione del suolo pubblico, sono inaccettabili. Cioè un commerciante oggi si trova a dover pagare, prendiamo un ristorante, la COSAP, il carico della TARES che è altissimo. In alcuni casi è addirittura un mutuo, diciamo, vero e proprio, perché abbiamo visto bollette da 10.000 euro l'anno sulla TARES, quindi bisogna fare grandissima attenzione e capire bene, diciamo, come utilizzare attentamente l'area fiscale e dove si possono trovare magari delle compensazioni. Il primo impegno deve essere spendere meno affinché i cittadini paghino di meno. Ecco, vorrei arrivare invece, perché è collegato comunque al tema della TARES, al tema della raccolta differenziata. Su un comune, diciamo, di 3.300 persone, 154 km quadrati, fare la raccolta differenziata è difficilissimo, cioè o adotti delle strategie in alcuni centri, in alcuni piccoli borghi, però ci sono due tipi di problemi. Siccome il territorio è proprio da un punto di vista morfologico messo male, perché insomma, un conto è fare la raccolta in una piana, no? Un conto è farla, lo stesso problema anche Fiesole in alcuni centri. Anche se poi è più vicino, diciamo, all'area urbanizzata, però a Marradi fare la raccolta differenziata è problematico e raggiungere anche la soglia del 45% è complesso. Ecco, la sua strategia, sindaco? Intanto noi ci siamo molto distanti. A che quota siete adesso? Mi pare siamo attorno al 30%, una cosa, ci sono più basse addirittura. Diciamo c'è stata un'impennata quando è stata fatta, grazie al passaggio sotto lato rifiuti dell'Emilia Romagna, è stato fatto l'investimento da parte del gestore, da parte di ERA, noi siamo sotto ERA, per l'isola ecologica. Questo ha dato una prima risposta. È stato importante all'inizio come risposta lo sgravio in bolletta, quindi tanto portavi, tanto in meno pagavi in bolletta. Ricordiamo, ecco, che i comuni dell'Alto Mugello hanno ERA. Come gestione, come gestore dello come smaltimento gestore. E della raccolta dei rifiuti, che è una multi-utilities dell'Emilia Romagna, quindi questo va ricordato, insomma, il gestore è diverso, alcuni dicono anche, insomma, molto più vantaggioso rispetto a quelli toscani.
Mi limito a guardare quello che è in casa, credo che non sia, siccome c'è sempre poi il dibattito, si paga troppo per colpa di, credo che non siano dei santi, credo non siano dei diavoli, credo che ai comuni ti diano un servizio buono, discreto, può essere migliore, ma è un buon servizio. Ma non ha mai trovato qualche comune della Toscana che le ha detto, beh, un po' la invidio perché ha ERA. Ah, sì. Provato, cioè qualche comune, qualche suo collega. Diciamo che con ERA ridividiamo anche gli utili della partecipazione di ERA in borsa, cosa che non avviene sempre. Per noi che abbiamo lo 0,0, diciamo, sono cifre abbastanza basse, però tanto arrivano, fanno comodo anche quelli. Su cosa puntare? Un comune come il nostro, stiamo rivalutando il porta a porta che era parziale quando c'era l'isola ecologica mobile, che oggi è diventata isola ecologica fissa, quindi che andava nelle frazioni, anche se era costoso come intervento. Diciamo che stiamo valutando alcune questioni come i cassonetti della raccolta differenziata, le calottine che abbiamo visto, esperienze invece in Toscana che sono state positive assieme al gestore, assieme a ERA, le stiamo valutando e quindi stiamo prendendo in considerazione. Poi dopo crediamo anche che però bisogna ripartire da una filosofia diversa e quindi ripartire dai bambini, dall'andare a raccontare ai bambini, cosa che invece questo in Toscana stava facendo di più, in altri comuni dell'Emilia Romagna di più, a Marradi non si faceva, che riciclare è utile non solo per un risparmio economico ma anche per l'ambiente. Il bambino è il cittadino del futuro, se scommettessimo un po' di più sui ragazzi, sui giovani, sui bambini, si può lavorare. Allora, semplici in due parole sulla strategia che vuole adottare, diciamo così, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel comune di Fiesole e poi andiamo dal nostro ospite in collegamento. No, sicuramente partire dal porta a porta perché è fondamentale. Adesso il tema anche ecologia, fortunatamente anche dalla mia parte politica, è stato sdoganato, non è più un patrimonio intellettuale e politico di una sola parte politica, fortunatamente, perché l'ambiente va salvaguardato, così come anche i costi della raccolta devono essere ridotti e con la differenziata si può non solo, ci sono esempi virtuosi dove non solo si può ridurre i costi ma si può anche avere dei benefici concreti e delle entrate per le casse comunali. Sicuramente la strategia deve essere quella di ridurre al minimo il discorso dei cassonetti esterni, perché sono, oltre a essere impattanti esteticamente, sono anche difficili da poter garantire una raccolta differenziata vera e propria. Per un comune diciamo piccolo come quello di Fiesole, in rapporto a una grande città come Firenze, il porta a porta può essere una strategia adottabile se ovviamente coordinata in maniera positiva con Quadrifoglio, che è il nostro società di gestione. Allora, saluto in collegamento Skype con noi il candidato sindaco del centro-sinistra a Pescia, Oreste Giurlani. Buonasera, presidente, buonasera a tutti. Allora, presidente, dunque, ha vinto le primarie del comune di Pescia, è presidente ancora però di Uncio in Toscana, Oreste Giurlani. Ecco, presidente, lei subito si trova con la prima grana, una grana clamorosa, cioè a Pescia vogliono chiudere il commissariato di polizia. Sì, è una cosa abbiamo un problema sul collegamento, lo recuperiamo tra poco, vediamo se riusciamo a sentirla. Presidente, ci sente? No, non riusciamo a sentirla. Il tema della chiusura dei commissariati di polizia in molti centri, incluso quello di Pescia, è un tema importante. Perché? Perché nei comuni, soprattutto anche nei comuni provincia di Firenze, i casi più clamorosi sono stati quelli di Greve in Chianti, dove c'è stata un'assemblea tra il sindaco, i carabinieri e la cittadinanza a causa dei furti nelle abitazioni. È stata una vera e propria escalation, complice anche la crisi economica. Tema della sicurezza che ha anche sentito molto a Fiesole. Assolutamente sì, su questo dobbiamo smettere di guardare verso Vaglia, verso il Mugello, ma dobbiamo guardare verso Firenze. Dobbiamo guardare verso Firenze per creare una sorta di gemellaggio e collaborazione tra i corpi di polizia municipale di entrambe le città, perché soltanto con una collaborazione diretta fra due comuni importanti e confinanti permette anche la massimizzazione del personale. Fiesole sta subendo negli ultimi periodi un aumento di percezione di insicurezza esasperato, perché i furti nelle case, ma anche
i danneggiamenti, gli atti vandalici sono purtroppo all'ordine del giorno. Io penso che sia importante partire dalla presenza sul territorio degli agenti, quindi io credo che nelle 6 aree principali del Comune di Fiesole sia importante anche individuare dei presidi fissi in cui la Polizia Municipale possa non solo controllare la sicurezza, ma far parte anche del sistema territoriale dell'area in cui è presente. È troppo tempo che non vediamo la presenza di vigili sul territorio, dobbiamo cambiare marcia. No, ma è una richiesta che arriva un po' da tutti i centri della provincia, non so se anche a Marradi avete questo problema, oppure in montagna siete tranquilli. No, purtroppo io appena arrivato, era già iniziato a maggio, quindi appena arrivato mi sono trovato subito l'ondata di furti, al quale però siamo riusciti a rispondere avendo un aiuto importante da parte di tutte le stazioni dei carabinieri del Mugello che hanno fatto i turni di notte sul comune di Marradi, facendo fare turni di notte per alcuni giorni anche alla polizia municipale, quindi insomma è stata una risposta immediata, diciamo che noi abbiamo anche un problema che rende più semplice questa cosa qui, che siamo ancora abituati a lasciare le chiavi nella macchina, le chiavi nella porta, gli diamo una mano. Nei paesi si diceva un tempo si viveva con le porte aperte, no? Ancora purtroppo. Ancora c'è questa abitudine un po' Marradi, è un aspetto positivo diciamo questo. Anche per i ladri. Allora non so se abbiamo recuperato il collegamento con il presidente di Unce Oreste Giurlani? Presidente, ci sente? No. Allora va bene, mi faranno cenno la regia quando l'avremo recuperato. Volevo però ripartire con lei, con Renzi, il premier, che è partito da un dato importante, quello del mettere dei fondi, stanziare dei fondi sull'edilizia scolastica. 3,5 miliardi di euro, poi alla fine mi pare sono stati stanziati, insomma, una cifra da capogiro, chiedendo ai sindaci, dice, ditemi quali sono le scuole sui quali vorreste intervento. Poi è logico che non bastano i 3,5 miliardi di euro per rifare quanti sono i comuni in Italia, più di 8,000 se non sbaglio, 8,100. Oltre 8,000 scuole, quindi insomma sarebbe un dato eclatante questo, però insomma l'approccio pare un po', l'approccio è interessante, perché non mi ricordo di un premier che anche a livello simbolico aveva detto sindaci ditemelo voi quali sono gli interventi e io poi su quello vi aiuto. L'approccio è diverso, è un passo diverso, diciamolo alla Cristiano Ronaldo, da fuori classe, vediamo di concretizzarla. Semplice, d'accordo, da fuori classe questa approccio. No, io penso che ci sia bisogno di fare un'analisi antropologica. Qual è l'analisi antropologica? Interessante. Assolutamente, questo. Perché allora qui partiamo dal presupposto che 10 giorni fa avevamo Enrico Letta, presidente del appunto. Consiglio dei Ministri, che non era in grado di coprire due spiccioli, come si dice a Firenze, per l'IMU esatto. Prima casa. Adesso, con un colpo di miracolo, di genio, con il coniglio dal cilindro, esce fuori la possibilità di reperire fino a 65 miliardi di euro in maniera molto facile e così in poco tempo, addirittura partendo fin dal 1 maggio. Io penso che la realtà sia diversa. A sinistra sono abituati a governi lampo, a governi che durano neanche 12 mesi. Mm-hmm. E quindi a proclami siamo tutti fenomeni, poi dopo quando c'è la realtà e il riscontro con i fatti La copertura la trova sull'aumento delle rendite finanziari dal 20 al 27%. Quando sarà trovare la copertura, ci sarà un nuovo governo che, non prendendosi i meriti del governo prima, deciderà di non trovare le coperture. Questo qui è un'analisi, è la classica analisi da bar della partita del giorno dopo. Io noto una cosa, io ho un istituto scolastico. Lei ha risposto a Renzi sulla scuola? Io ho già il progetto. Ah, ok. L'istituto che non è a norma antisismica, e abbiamo il progetto pronto sul quale trovavi 50.000 euro da una parte, 30.000 euro dall'altra. Ma questo qui sono 4 anni che è stato dichiarato, e questo qui, come noi tanti altri, allora l'impegno di un governo che scommette sulle scuole, è vero, si può parlare anche della didattica, di tanto, però intanto lasciamoli in delle scuole sicure. No, ma i contenuti sono giusti. Il problema è che non credo nella sorge una domanda, viene da dire, ma Letta, era stato al governo fino a un mese fa, dormiva quando doveva fare l'intervento? Perché questa è la domanda legittima che si può fare, perché se Renzi arriva A me viene una risposta, i dubbi li abbiamo tutti, lo vedremo alla prova dei fatti, però penso anche che è stata votata da pochi giorni la legge elettorale, no? Sì. E allora la legge elettorale non è un, poi si può aprire il dibattito, ma metà legge elettorale. Però si poteva fare. Se il Senato lo vuole abolire, non c'è bisogno di fare la legge elettorale. Volere non è potere in politica. No, sono d'accordo. Si poteva fare anche prima o no?
Era un problema di risorse? Era un problema d'accordo in quel caso. Ecco, allora. Trivetti però, quindi lei ha risposto a Renzi sulle scuole, gli ha detto il progetto è questo. Un altro tema importante che riguarda il comune di Marradi e tantissimi altri comuni in Toscana è quello del trasporto pubblico locale. Perché c'è un bando della regione che è paragonabile a una sorta di mistero della fede per, diciamo così, il servizio del trasporto pubblico locale su gomma. Lei, diciamo così, anche quando è stato in regione recentemente, che ragguagli ha? Questo bando potrebbe penalizzare la comunità di Marradi, potrebbe garantire meno collegamenti, è disposto anche a stanziare dei soldi comunali qualora questo avvenisse? Qual è la fotografia che si può scattare ad oggi? Diciamo che la fotografia che si può scattare ad oggi, e in questo credo comunque la regione abbia fatto un passo mettendo e destinando delle risorse, l'ha fatto l'Unione dei Comuni destinando delle risorse, io parlo personalmente, anche se un sindaco dovrebbe pensare a avere una prospettiva un pochino diversa, però prima di tutto sei il primo cittadino di quel paese e credo che in quello che è la costruzione ad oggi il Comune di Marradi non dovrebbe essere penalizzato, mettendo anche aumentando le risorse proprie, aumentando le risorse dell'Unione dei Comuni, però diciamo... Rischia di essere penalizzato invece il Comune di Fiesole perché Linea, che è una delle aziende che ad oggi garantisce dei collegamenti tra Fiesole e le frazioni, è una società che è stata estromessa dal bando regionale del TPL. Sì, quello è un problema, ma un altro problema è anche con la gestione di ATAF. Abbiamo delle linee ATAF che sono interrotte a metà comune. Penso al fatto che il 14 arriva a Girone e non arriva a Compiobbi, penso al fatto che il 7 che parte da Fiesole non arriva alla stazione di Santa Maria Novella, Ma a San Marco. Lei lo vorrebbe riportare a Santa Assolutamente Novella. Sì, a Santa Novella, perché è lo snodo che, mi lasci spiegare, io non è che sono d'accordo al fatto che lo snodo viario di tutti i mezzi parta da Santa Maria Novella, però attualmente è così la cosa e il fiesolano non può essere penalizzato da logiche non chiare e soprattutto il fatto è che finché le cose restano così e il centro dello snodo viario è tutto su Santa Maria Novella, il cittadino di Fiesole deve essere messo nelle condizioni di poter utilizzare i mezzi pubblici. Bene, questo è un aspetto importante. Tra l'altro, una particolarità che lega Marradi a Fiesole è il fatto della linea ferroviaria, perché la Faentina, diciamo per certi versi, insomma, la sua fase iniziale a Marradi e poi transita anche nella parte finale sul comune di Fiesole. Perché Fiesole la parte è uno... iniziale Marradi no. Come parte Marradi iniziale? Nel mezzo. Marradi nel mezzo. Collega Ravenna, no, guardandola da Firenze siete un po' all'inizio della guardandola dalla Toscana siete un po' all'inizio della Faentina, noi la guardiamo da lì, però tra l'altro Fiesole ha due linee ferroviarie sul territorio perché ha la Faentina da una parte e poi anche la linea ferroviaria lenta dal Valdarno della Val di Sieve che arriva da Punta Sieve che ferma a Compiobbi nel comune di Fiesole, quindi avete stazioni ferroviarie sul territorio, non sì, sì. Certo, diciamo che io questo lo dico più che altro da consigliere comunale di Firenze, potevamo scegliere di utilizzare una strategia per valorizzare appunto la rete viaria su rotaie, in realtà è stato deciso appunto di investire tempo, risorse ed energie per il sottoattraversamento, cosa tra l'altro voluta soprattutto da esponenti della mia parte politica, che io non scelta che io non condivido, perché spendere oggi quelle risorse che sono state stanziate per il sottoattraversamento lì di Campo di Marte è inaccettabile pensando le alternative che esistevano e le alternative che permettevano la massimizzazione del risultato. Invece queste linee ferroviarie di superficie restano morte quando poteva nascere una sorta di micrometro di superficie che serviva a tutta l'area metropolitana. Questo è vero. Ed è uno dei problemi della Faentina, però sono un po' più complessi. Ecco, arriviamo invece ai problemi della Faentina che conosce molto bene il sindaco di Marradi Triberti, che tra l'altro se n'era occupato anche prima della sua candidatura, in modo molto attento e analitico. No, i problemi della Faentina sono una gestione unilaterale da parte di Trenitalia per quanto riguarda spesso e volentieri il servizio e RFI per quanto riguarda la gestione delle strutture, perché quando non è possibile, questo è stato detto anche in un incontro, abbiamo trovato anche l'appoggio e l'aiuto anche dell'assessore regionale Ceccarelli, che su questo è sempre stato molto, molto attento, non è possibile che un sindaco non venga a sapere che nel suo territorio dall'oggi al domani vengono dismessi degli scambi.
soldi, che non vengano fatti degli investimenti sulle serpentine, visto che parliamo di tre di linee ferroviarie che viaggiano in montagna, anche se quest'anno fortunatamente per ora è andata bene come tempo da quel punto di vista, però non è possibile che questo crea un irrigidimento di tutta la linea che non è sostenibile. Se poi ci aggiungiamo il fatto che a volte gli orari vengono cambiati senza comunicarlo agli amministratori. Lei rivendica un rapporto più forte con Trenitalia. Esatto, con l'ente gestore, quello che sarà anche in futuro. Sì. Guardi, si parla di poca roba. Quando io ho parlato col direttore generale di Trenitalia Toscana, lamentando questa anticipazione dell'orario dei treni della mattina degli studenti, lui mi ha detto: ma via, sindaco, sono 5 minuti. I 5 minuti sono che dei ragazzi di 14 anni partono da Marradi alle 6:30 di mattina per andare a scuola, 6:35. Quando io andavo a scuola si partiva alle 7:05. Quindi è vero, sono 5 minuti stavolta, ma vengono da una storia di mezz'ora. È un paese che vuole provare a guardare avanti, a dire a un giovane: resta a vivere qui. Non lo puoi far alzare tra un po' alle 6 assieme agli... Sarebbe uno ovviamente delle problematiche principali. Allora, perché poi siamo in chiusura di questa prima parte, adesso ci occupiamo anche di altri temi. Un tema importante che volevo approfondire con Triberti è le primarie che si sono tenute lo scorso fine settimana in Toscana, ci sono state anche delle vittorie clamorose. Lei è stato selezionato con le primarie, giusto, candidato sindaco? Diciamo. Non le abbiamo fatte perché ero l'unico candidato. Era l'unico L'abbiamo candidato, detto, vero. Ma ero l'unico. Adesso non ricordavo, ha vinto direttamente poi alle elezioni. Però ecco, un suo giudizio innanzitutto sulla partecipazione, che è stata impressionante. Ma in Toscana. Io parto da un dato. Io ho detto: io non sono passato attraverso le primarie perché non c'erano altri candidati. Io ero segretario del partito. Lei le avrebbe volute fare, però. Io le ho indette da segretario del partito, dicendo che erano lo strumento giusto per scegliere. Crea la partecipazione della gente, dà la possibilità alle persone di scegliere. E anche i risultati, in alcuni casi eclatanti, in altri meno, danno la dimostrazione del fatto, non che la scelta è sempre giusta, perché poi dopo se no, danno la percezione del fatto che il modello, il metodo sta cambiando. Oggi le persone possono diventare protagoniste, perché altrimenti ci si riempie la bocca sempre di partecipazione e poi non la si fa mai. Allora, dunque, abbiamo con noi in linea telefonica il presidente di Unce in Toscana, Oreste Giurlani. Presidente, ben trovato. Buonasera, mi scusate, ma lo Skype non funziona. Oggi niente da fare con la rete 3G, Siccome sono in montagna, questo a dimostrare che nelle zone montane c'è ancora da lavorare. Presidente, guarda, deve lavorare lei, lo ha detto lei che voleva battere tutto il digital divide, cioè voleva portare la banda larga dappertutto, c'è da lavorare tanto, Presidente. No, c'è da lavorare tanto, anche perché purtroppo, pur con gli investimenti, poi c'è gli operatori che non rispondano alla chiamata dell'ente pubblico, quindi non è semplice la cosa. Allora, Presidente, innanzitutto complimenti perché lei ha vinto le primarie a Pescia per la scelta del candidato sindaco del centro-sinistra, adesso avrà un impegno gravoso all'amministrativa perché, ricordiamolo, Pescia è un comune governato dal centro-destra. Sì, è il secondo comune come importanza ancora in mano al centro-destra in Toscana, quindi dovremmo soffiarlo al centro-destra, non è una cosa semplice, però noi ci vogliamo lavorare. Ecco. Beh, allora, subito ha una grana mica da poco da risolvere, la chiusura del commissariato di polizia. Sì, il governo Letta, uno degli ultimi atti che ha fatto quello della riorganizzazione degli uffici di polizia in Italia. In Toscana ci sono 20 uffici a rischio e un commissariato. Il commissariato è quello di Pescia, che verrebbe chiuso e accorpato con Montegatini e in parte con Pistoia. Questo logicamente sta creando preoccupazione a Pescia, perché è un paese grosso, 20.000 abitanti, c'è un bacino di 5 comuni per circa 70-80.000 abitanti, di confine con Lucca. Andando via il commissariato si rischia di peggiorare la situazione della sicurezza. Quindi i cittadini sono in subbuglio, come si dice. E anche perché ne abbiamo parlato durante la nostra puntata, c'è il problema, ad esempio, molto grave in alcune aree della Toscana, presumo anche a Pescia, dei furti nelle abitazioni, e tanti cittadini reclamano più sicurezza. Chiudere in questo momento un commissariato non va sicuramente nella direzione che viene invocata dalla cittadinanza. No, sicuramente. Noi abbiamo anche a Pescia in questi ultimi 3 mesi un aumento esponenziale dei furti, le
realtà le forze dell'ordine sono poche sul territorio, soprattutto come in numeri, e presidiare un territorio, per esempio come Pescia, di 100 km quadrati, parte montana e parte non, è molto difficile. Quindi noi avevamo chiesto che il comune, l'amministrazione comunale attuale, addirittura convocasse un comitato per la sicurezza, perché come ti possono dire i tuoi ospiti, uno dei due compiti del sindaco è quello di avere la responsabilità della sicurezza dei cittadini. Quindi noi avevamo chiesto di convocare un comitato e subito chiedere i rinforzi. Qui invece si va in senso contrario, che levano un commissariato. Senta, Presidente, le volevo chiedere questo. Che pensa dell'avvio di Renzi da Premier con i suoi provvedimenti? Mi pare insomma, che ci sia anche, soprattutto anche quando ho scritto la lettera ai comuni per gli interventi nelle scuole, ci sia un'attenzione, diciamo, mai riscontrata da parte di altri presidenti del Consiglio, molto forte nei confronti dei sindaci. No, sicuramente il buongiorno si vede dal mattino, penso che se continua su questa linea sicuramente sta dando una scossa anche la questione della scuola, ma anche quelle proposte che ha presentato nei giorni scorsi, io penso non siano interessanti. Bisogna capire se può continuare su questa linea. Il vantaggio suo rispetto a altri è che, avendo fatto il sindaco, molto probabilmente sa un po' più di quegli altri quali sono i problemi reali che si vive quotidianamente amministrare una città e un comune. Questo è un aspetto vero, ovviamente, sul quale poi ci sarà a confrontare, anche capire, diciamo, i prossimi provvedimenti che dovrà varare Renzi. Dicevamo prima ovviamente della partecipazione delle primarie con Tommaso Triberti. Giurlani l'ha vinta a Pescia. Ciao, ma ci sono stati anche dei colpi di scena clamorosi, dove il PD, diciamo, in alcuni territori, penso al Mugello stesso, territorio del Borgo San Lorenzo, dove il PD è riuscito, diciamo così, a portare alla vittoria il proprio candidato, ma addirittura ha vinto un candidato del Partito Socialista. Ci sono stati dei casi in Toscana, tre comuni piccoli però comunque importanti, dove hanno vinto candidati di Sinistra, Ecologia e Libertà. In altri casi, diciamo, hanno vinto dei candidati indipendenti. Quindi le primarie, diciamo così, si prestano sempre delle sorprese, È quello che dicevo prima, si prestano delle sorprese. Intanto Borgo non ha vinto il candidato socialista, ha vinto un candidato che viene dal Partito Socialista e ha fatto un percorso molto civico, giocando sui temi della Faentina. Diciamo, l'ho trovato molte volte alleato, quindi sono contento anche per Paolo del percorso. Ma al di là di quello che è successo è il fatto che si è votata la persona. Si vota la persona con le primarie. Poi si può sbagliare, ci si può azzeccare, ma si vota le persone. E questo è un cambiamento rispetto a quella che era la politica di 15 anni fa, che credo sia fondamentale nel mondo di oggi. Allora, dunque, ringrazio Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, per questa prima parte, per essere stato con noi. Presidente Giurlani, resti lì 5 minuti, tra poco ci sono altri ospiti in studio con noi, resta invece il candidato del centrodestra al comune di Fiesole, Marco Semplici. Noi torniamo tra poco. Vuol fare in bocca al lupo Oreste Giurlani Triberti, il sindaco di Marradi, le fallo in bocca al lupo, presidente. Grazie, sindaco. Allora, ci dobbiamo fermare, torniamo tra poco con la seconda parte di Versante Nord.